Io ringrazio tutti, siete tanti, sinceramente non pensavo che sareste stati così tanti oggi alla presentazione delle nostre liste in appoggio della Tesei. Presidente uscente dalla Regione Umbria, presidente che per molto tempo noi abbiamo anche in qualche modo stimolato. Bisogna essere chiari, perché tanto sennò qualcuno di sinistra continuerà a dire ma voi fino a ieri eravate nemici, ora che avete fatto? Noi sinceramente abbiamo sempre avuto, lo devo essere sincero, un rapporto onesto, un rapporto sereno. La prima volta che ci siamo incontrati, dopo che io sono diventato sindaco, la Tesei è sempre comunque stata disponibile. No, riusciamo a interrompere questo fischio? La Tesei è sempre stata disponibile con tutto il suo staff, non si è mai tirata indietro. Non posso dire di non essere riuscito a trovarla, mi ha dato subito i suoi numeri di telefono, quando io avevo bisogno ho alzato il telefono, ho chiamato e lei ha risposto. Certo, noi era il tempo di Alternativa Popolare che si posizionava al centro esatto, tra la sinistra e la destra, e non volevamo, come adesso, anche se vogliamo dircelo, sentir parlare di estremismi, né di destra né di sinistra. Volevamo essere logici, essere semplici, terni nell'occasione. Questi erano i dialoghi che io avevo con la Presidente. Doveva avere indietro ciò che tanto tempo i politici ternani non avevano chiesto, perché bisogna essere chiari. Perché c'è stata una fase dove io pensavo che realmente Perugia potesse avere tutto e Terni niente, però poi io mi sono dovuto anche rendere conto che se qualcuno parte da Terni e non ha la faccia di andare a chiedere a Perugia e parlare delle istanze dei ternani, è chiaro che le istanze dei ternani restano inascoltate. E tutto ciò che sembrava impossibile, miracolosamente, è diventato possibile. Io vi voglio ricordare, non perché devo stare, qui abbiamo avuto tanti anni di sinistra, 40 anni almeno di sinistra consecutiva. Io vi voglio ricordare che qui da 16, 18 anni, 20 anni, non veniva riscossa una sola fideiussione di persone che non avevano fatto i lavori che dovevano fare per questo comune, cioè persone che hanno preso degli appalti, che hanno costruito appartamenti, ville, castelli, industrie e che poi non hanno mantenuto gli impegni che avevano preso. Noi siamo stati i primi che ad oggi hanno già, insomma, siamo andati a riscuotere due fideiussioni che hanno tutte e due non meno di 16 anni. Quindi voglio essere chiaro, ci voleva la faccia nostra per andare a dire, per esempio, alla Unipol, col quale ci siamo accordati una settimana fa e sono arrivati i soldi l'altro ieri, ci devi dare i nostri soldi perché noi dobbiamo fare quei lavori che certi imprenditori locali, evidentemente, non voglio usare paroloni, ma insomma in qualche modo amici degli amici, questi lavori non l'hanno fatto. Parlo di 16-18 anni fa, quindi devo escludere il povero sindaco Latini e devo escludere evidentemente una gestione finale di quello che è successo nell'ultimo periodo. La Tesei, quando io ho chiesto qualcosa, a noi l'ha data. Io a un certo punto dissi alla Tesei, abbattuta, la prima volta che ci incontrammo, disse: Tesei, hai solo un modo per essere rieletta, cioè candidarti nel mio partito. Credo fosse la prima volta, voglio dire, che ci incontravo, non sono stato molto simpatico. Poi sono passati 17 mesi, devo dire, di collaborazione semplice. Quando io ho fatto delle cose, la Tesei le ha appoggiate, non ultimo
quello che è successo quando qualcuno ha riacceso in tempi non opportuni, in maniera non opportuna, un inceneritore qua per pulirlo, ma facendo la regione, la Tesei, ha appoggiato pienamente ciò che io avevo detto e avevo fatto perché mancavano i permessi. D'altronde poi vedremo in futuro, ma la Tesei è sempre stata precisa. Quando ho stimolato la Tesei a guardare le risorse che venivano dall'idrico, dalla centrale idrica per il nostro ospedale, io devo dire che la Tesei è stata proattiva. Bravo, bravo, buongiorno. Se oggi la Tesei può dire che per l'ospedale di Terni sono pronti 130 milioni o quello che è perché la Tesei li ha messi insieme, non è che sono bruscoli. Intanto ci sono quei 130 milioni. Io poi sostengo che con Alternativa Popolare, che potrebbe dare una mano alla regione con una visione un tantinello diciamo diversa da quella che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni tutti, perché? Perché la legge Bassanini dà ai dirigenti un potere enorme. La Tesei, per esempio, pensa come pensiamo noi che la centrale idroelettrica che abbiamo qui a Terni debba diventare di nostra proprietà e che per il 70% debba restare in casa nostra. Cioè non è che ci siamo alleati con qualcuno che poi dice va, è tanto diverso da noi. Beh, signore, ci siamo alleati con una persona che viene dal mondo, diciamo, produttivo, faceva l'avvocato, una persona che comunque dice se ci mettiamo insieme e abbiamo intenzione di fare qualcosa, andiamo a farlo. La perfezione non c'è, ma più persone ci sono che ci daranno una mano verso una direzione con una certa mentalità e più evidentemente sarà fatto. Ecco perché oggi, a parte l'accordo nazionale che Alternativa Popolare ha siglato con il centrodestra, la Tesei, che la vedete qua, ormai sto più tempo con la Tesei con mia moglie, posso dire. Ma dimostra evidentemente che ha piacere ad avere noi nella sua coalizione e in questa alleanza, perché guardate, potevamo fare un accordo nazionale e poi, come succede spesso anche a Terni, la Tesei poteva dire non vi voglio nella mia coalizione, non sarebbe stato peccato mortale, perché noi siamo appena arrivati, una cosa è la mentalità verso le politiche, una cosa è verso la situazione oggi regionale. Invece la Tesei non solo ci ha accolto subito favorevolmente, ma è stata contenta di prendere anche molte delle nostre istanze e di dire sono le stesse istanze che ho io, se mi date una mano a portarle avanti, andiamo avanti insieme e le andremo a realizzare. Allora abbiamo... Siamo di fronte a una vera coalizione. Io voglio farvi una battuta, no, però, perché chi sono i nostri avversari? Perché vedete, cari signori, io per esempio ho disagio, come in Liguria, voi sapete, faccio la campagna elettorale anche in Liguria, andrò in Emilia, io ho disagio a dire per esempio in Liguria che Orlando è una cattiva persona, perché per me Orlando è uno che non è né buono né cattivo, non lo conosco, ma di fatto non è una cattiva persona, è una persona che mi sembra per bene, ma come d'altronde la Proietti qua non posso dire che non è una brava persona, oltretutto ha un'ispirazione che è più da Partito Popolare Europeo piuttosto che da estrema sinistra. Però io voglio dire, chi sono oggi gli avversari che noi frequentiamo, che noi abbiamo e che comunque alla fine dovrebbero guidare al posto nostro le regioni che ora vanno al voto, cioè la Liguria, cioè l'Umbria e cioè l'Emilia Romagna. Quelle regioni dove il centro-sinistra pensava, perché pensava, adesso pensa meno, di fare un 3-0. Io vi voglio dire, lo so solo sapere cosa ha detto De Luca, che per il PD gestisce la campagna di Orlando. No, perché è simpatico, De Luca dice di Orlando. Orlando si candida per il 7° mandato e pensa di avere ancora credibilità per promettere qualcosa dopo 18 anni di fallimenti, punto interrogativo. Non lo dico io, lo dice il PD, anzi lo dice quel PD che è abituato a governare e che trova il consenso dei cittadini. Allora,
in Liguria la sinistra ha presentato due programmi. Diceva, tu parli della Liguria, siamo in Umbria. No, no, ora ci arrivo, con calma, perché è importante capire la mentalità. Non è che in Liguria si presentano due programmi, uno dei 5 Stelle e uno del PD e quindi di Orlando, e si va tranquilli al voto. Lì sono partiti con 10 punti di vantaggio. 10 punti di vantaggio sulla centrodestra, la coalizione di centrodestra, che oggi io definisco centro-centrodestra, perché ci siamo entrati noi. Signori, gli ultimi sondaggi in Liguria ci davano, noi abbiamo preso uno 0,26 alle europee in Liguria, siamo all'1 adesso. Questo è il sondaggio che ci hanno fatto la scorsa settimana, l'1. Ci abbiamo 2 settimane, io conto di arrivare anche al 3. Bastavano quei 2.000 voti nostri per metterci in pareggio, e infatti guarda caso oggi in Liguria gli ultimi sondaggi del centrodestra danno il centrodestra avanti di 0,8 rispetto alla sinistra. Tanta strada ha fatto Bucci, ma perché? Perché una sinistra che si presenta con due proposte, una dei 5 Stelle e una del PD, alternative l'una all'altra, non può avere un futuro e non può dare un futuro ad una regione come la Liguria. Veniamo a noi, qui abbiamo, non lo faccio più, tieni un tavolo più forte per favore, veniamo a noi. Io leggevo stamattina quello che immagino abbiate letto tutti voi, quello che tutti possano vedere, no? Siamo qui in Umbria, allora abbiamo un caso strano di una persona sicuramente appartenente al PD, perché io vi voglio ricordare che la Democrazia Cristiana, quando si ruppe nel suo schema, una parte andò nella Margherita, un'altra parte andò in altre formazioni, poi nacque Forza Italia e poi nacque il PD. Vi ricordo che il PD è una formazione creata da democristiani di sinistra, dalla Margherita, la famosa Margherita, e dei comunisti, diciamo, moderati. Quindi non è che io mi meraviglio se la Proietti sta nel PD. Certamente bisogna prendere atto che la Proietti è un antidivorzista, è un antiabortista. Non faccia così il nostro comunista unico che abbiamo qua dentro. E io mi porto sempre dietro anche il consiglio. La Proietti sicuramente ha detto il suo pensiero e noi lo reputiamo anche ascoltabile, anche se noi poi siamo una forza che devo dire molto centrista, molto moderna, molto evolutista, e userei il termine progressista, che non se lo può appropriare una sinistra che di progressismo ha visto sempre poco. Progressista sono io che ho assunto 20 operai in questo comune, progressista sono io che ho ricomprato i macchinari per fare l'asfalto, per tappare le buche, progressista sono io che oggi parlavo con l'assessore e dicevo, oh, domani devo uscire, c'ho già detto a Nannurelli, lo anticipo, domani farò un decreto perché devo rimettere a posto dei giardini che sono intorno alle scuole di infanzia, che non è vero che sono inquinati, è tutta una cosa falsa, perché noi non abbiamo fortunatamente scorie nucleari, abbiamo scorie ferrose. È vero che inquinano le falde acquifere, ma le falde acquifere non volano nelle nuvole, stanno sotto terra, quindi non tirano fuori le cose, è ormai scientificamente provato. Quindi domani puliremo anche queste cose e metteremo a posto altre cose. Cioè io chiaramente ho una visione leggermente diversa dai miei colleghi che sono forse più a destra, vedi Salvini, vedi la Meloni, l'ho detto in ordine di apparizione verso di me, vedi Tajani. Cioè in realtà siamo insieme, ma certo io non ho niente a che dividere, come non ce l'ha la nostra coalizione, con dei 5 Stelle che oggi sono talmente confusi che stanno già facendo la guerra al loro PD, al loro alleato, perché sanno che alla fine questo 3-0 non sarà un 3-0, perché è probabile che già la Liguria apra le porte ad una destra vincente, e se mai questo avvenisse, quel 3-0 che non accadrà porterà a un cambio di situazione, e subito i 5 Stelle, il bravo Conte, si stacca dal PD, creando la stessa confusione che sta creando qua, perché loro hanno detto che la Proietti non li rappresenta. E allora signore, se la Proietti, che non chiuderebbe mai un'acciaieria, rispetto invece a un 5 Stelle o a un Verdi Sinistra che chiuderanno immediatamente l'acciaieria. Bravo, bravo, sì, bravo. Oh, ma non è bravo, infatti,
l'hanno già detto, non è che io sto dicendo una cosa, io sto usando le loro parole. Questa è una lotta di judo dove ti insegnano a utilizzare la forza del tuo avversario. Se il tuo avversario ti arriva addosso 400 kg di peso con tutta la sua forza, devi solo fermarti, posizionarti bene a terra e aspettare che lui voli a 5 metri dall'altra parte. Quindi io utilizzo quello che gli altri fanno per poi arrivare a sintetizzare a quello che faremo noi. Noi, con la presentazione oggi della nostra lista, cambiamo ufficialmente la coalizione che ha fino ad oggi supportato la candidata Tesei. Candidata Tesei che io voglio mettere più nel civismo, perché donna che ha sempre lavorato, donna che comunque si è espressa prima della politica, non è una che hanno preso e hanno detto la Tesei mangiava, beveva e dormiva anche prima, e molto meglio, dormiva sicuramente, ma poi mangiava, se cucinava da sola mangiava meglio, non lo so. Comunque, detto questo, ho visto delle foto dove sei in cucina, dove cucina, vuol dire che sei brava. Anche a me piace anche stirare. Devo dire quando mi stiro. Mia madre mi insegna anche, io lo faccio. Detto questo, oggi ufficialmente dico cambierà quella coalizione che io definisco ancora di centro-centrodestra, che potrà spingere l'Umbria verso una direzione molto propositiva. Sono gli anni giusti, perché 24 su 25, 26, 27, 28, 29. Cioè, guarda caso, sono gli anni dove scadrà anche la licenza di Galletto, quindi si dovrà riessere un concorso. Sono gli anni dove si dovrà rivedere realmente l'acciaio, come dovrà essere impostato e come dovrà essere impostata tutta quella strutturazione energetica che è fondamentale per la ripresa italiana. È arrivato ormai il momento ed è indispensabile guardare le nascite, perché la nostra regione ha bisogno di ricominciare a far nascere bambini, e i bambini non nascono solo perché un uomo e una donna vanno a letto insieme, nascono perché hanno lo spirito di poter crescere un terzo, che sia un terzo diverso, differente, un terzo che possa avere un futuro. Quindi serve stabilità, serve sicurezza, serve energia. E questa stabilità, questa sicurezza e questa energia noi aiuteremo la Tesei a portarla avanti. Noi aiuteremo la Tesei quando con forza lei dirà si costruirà questo ospedale. Io voglio dire a tutti i ternani, voglio dire a tutti i ternani e anche a tutti coloro che sono nella provincia di Terni, una cosa è sicura: avranno l'ospedale di Nanni Amelia, avranno l'ospedale di Terni, cioè avranno due ospedali perfetti che saranno pieni di medici, di infermieri e che funzioneranno in maniera esemplare. Perché la Tesei oggettivamente un lavoro l'ha fatto, ha preso le famose richieste che noi purtroppo neanche facciamo, la vista, la tacca, sono state scremate del 40%. Ora, cari signori, se quelle richieste, che è vero, qualcuno aspetta un anno e mezzo, qui nessuno vuole cambiare le carte in tavola, il problema c'è, è nazionale, io ne parlo in Liguria, ne parlo in Emilia e ne parlo qua. E se sono andato in Toscana, a Livorno ho trovato il problema dell'ospedale, a Reggio Calabria ho trovato il problema dell'ospedale. Quindi lasciatemi dire che non c'è un posto in Italia dove non ci sia il problema dell'ospedale, va bene? C'è a Bari, c'è da tutte le parti. Quindi la cosa ci deve far riflettere, ma noi oggi saremo la garanzia e il motore propulsivo di chi realmente ricostruirà l'ospedale, e secondo me anche con meno soldi rispetto a quelli che normalmente si chiedono. Sai, ci stavamo dicendo con Bucci in Liguria ieri proprio, alla presentazione della nostra lista, anche Bucci è rimasto così, perché anche lui, quando io gli ho detto il progetto della mia clinica di 20.000 metri quadri costa 400.000 euro, il progetto di un ospedale di 60.000 metri quadri costa 30 milioni, e lui ha detto perché è previsto il 7, l'8 sino al 10% dell'investimento. Se può cambiare però questa cosa, dipende da noi, no? Non è detto che noi accettiamo i tabulati e le cose che ci vengono dati dai nostri dirigenti, è quello che noi vogliamo cambiare la politica. Vogliamo rimettere un discorso nuovo in ordine, ok? Perché, cari signori, io riesco a fare strade a Terni con 50.000 euro
non più con i 150.000 euro che servivano fino all'altro ieri, perché mi sono comprato le attrezzature. Abbiamo fatto un sottopassaggio, quello dello stadio, con 1.700.000. C'erano in bilancio 3.700.000. Abbiamo speso 2 milioni meno perché l'abbiamo fatto con i nostri operai, con le nostre moto a risparmio, ma non abbiamo risparmiato sulla sicurezza, se no io per andare a Roma non facevo quella strada, ne facevo un'altra. Quindi quella strada è sicura ed è stata fatta bene. Ora abbiamo i soldi per fare il sottopassaggio, finalmente, dopo che abbiamo riscosso la fiduzione su, lì, su, sulla ferrovia, no? Mi aiuti? Perfetto, Cospea. Abbiamo questo sottopassaggio, ma ragazzi non spenderemo quei soldi. Quei soldi avanzeranno e li risparmieremo anche per creare in tutta la zona di Cospea quello che non è stato creato dall'imprenditore di riferimento. Pianteremo gli alberi che non sono stati mai piantati, metteremo i giochi che non sono mai stati messi. Allora, cari signori, le cose si possono fare in tanti modi diversi, perché se io ho un progetto per 20.000 metri quadri e lo pago 400.000 euro, per 60.000 metri quadri non voglio dire che deve costare 1.200.000, ma 2 milioni, 3 milioni, ciao, grazie, ma ti fa la passeggiata. Cioè non puoi venirmi a dire che vuoi 30 milioni o 27 milioni. Detto ciò, cari signori, noi siamo l'alternativa ad una gestione nazionale e regionale nuova che solo il centrodestra ha saputo cogliere. E qui poi passo la parola a Corridore, poi chiuderà la nostra presidente, la nostra candidata a presidente. Noi ad un certo punto abbiamo sentito un centro-sinistra che ha detto mai con Bandecchi, perché Bandecchi è uno che evidentemente non va bene, perché Bandecchi evidentemente con l'idea di poter internalizzare, con l'idea evidentemente di poter risparmiare, con l'idea forse di non poter pagare tangenti, non ci serve più. La Schlein è venuta qua e ha detto mai con Bandecchi. La Meloni ha detto grazie Bandecchi, sei arrivato qui da noi. E io sto proprio. Allora, sindaco, l'ordine del giorno a questo punto dovrebbe presentare ai presenti.